Ciao amici, buon giorno dei vivi. Voi vi chiederete che cos'è il giorno dei vivi e ora vi racconto io. In pratica, un attimo che ragiono, perché oggi nella mia testa è domenica. Cioè non nella mia testa, nella vita oggi è domenica, però questo video esce domani che è Halloween ed è il giorno dei vivi. E quindi buon Halloween a tutti! Anzi, come dico io, il giorno dei vivi. Perché ieri ho fatto una live di 3 ore e mezza, è stata divertentissima raga, su live.me. Eravamo totale 2000 persone, ma fisse di meno. Ci siamo divertiti come dei pazzi e abbiamo constatato che Halloween sia il giorno dei vivi, perché il giorno dopo sono il giorno dei morti, diciamo tutti i santi. Quindi ho deciso che per questa fantastica giornata vi insegnerò a fare una cosa strana. Cioè in realtà non è strana, è normale. Cioè no, non è normale, vabbè, comunque capirete. Oggi vi insegnerò a fare per stasera il sangue finto. Cioè il sangue finto. Praticamente ho trovato una ricetta. Ecco, praticamente in cucina con la Sabri ho trovato una ricetta che con gli ingredienti che sicuramente avrete in casa riuscirete a fare anche voi il sangue finto. Così almeno poi ve lo spalmerete, farete gli scherzi, andrete in giro col sangue finto e con un metodo tutto naturale, così ogni tanto quando avete fame potete iniziare a leccarvelo e a mangiare. Allora, questa è la mia ricetta. Vi dico la verità, io non l'ho mai provata, quindi non immagino come possa, diciamo, uscire. Però voglio provarla con voi. Quindi siete pronti? Oggi la Sabri ti esibirà nello speciale Halloween Creiamo il sangue finto. Che figo. Allora, prima di tutto io andrei in cucina, perché in cucina ci sono gli ingredienti della cucina. Beh, questa non fa una piega. È tutto buio, non sono in casa da sola, che triste. Vabbè, accendiamo le luci. Non apriamo fuori perché sennò scoprite dove abito. Così mi vedete? No, così vedete soltanto la maglia di Mates. Ah, se lo metto sul forno a microonde? Ecco, così mi vedete molto meglio. Allora, prima di tutto vi dico gli ingredienti che servono per creare il sangue finto. Zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. No, questi erano gli ingredienti per creare le super chicche. Allora, zucchero lo cerco. Ok, io ho le bustine perché sono ACAB. Acqua, vabbè l'acqua ce l'abbiamo qua. Prendiamo la tazza di smoothie dell'acqua. Poi colorante rosso. No, devo andare al supermercato. No. Vabbè, per colorante rosso va bene anche del ketchup. Voi però se ce l'avete usate del colorante rosso. Io userò del ketchup. Verrà uguale, sono sicura. Farina no, 00, me l'avete spiegata voi. Vediamo se ho la farina 00. Ti prego, non voglio andare. Sì, farina 00. E come ultima cosa, cacao magro. Peperoncino. Eccolo, cacao magro. Vabbè raga, la mia è paprika forte, però cioè fa un po' da cacao. Nel caso ho anche il curry, però questo sembra un po' più cacao. Diciamo che poi leccarlo sarà un po' diverso. Comunque siamo pronti col nostro tutorial per creare il sangue finto. Allora, devo trovare una postazione perfetta per riprendere il tutto. Ok, così vedete perfettamente. Ketchup, che per voi è colorante rosso, farina 00, zucchero, paprika, che però per voi è cacao magro, e acqua. Parlo così almeno mi vedete. È che in questo tutorial mi sono dimenticata di guardare le quantità, quindi noi andremo un po' a occhio. Allora, iniziamo con lo zucchero, quindi prendiamo una tazza, ok, un cucchiaio, e rovesciamo delle bustine di zucchero, voi se avete lo zucchero normale va bene uguale, nella tazza. Poi a voi prometto che vi do le quantità precise, eh? Io vado un po' random. Ok, io ho messo un po' di zucchero, ora mettiamo dell'acqua e mescoliamo il tutto. E già qui viene una pappina fantastica. Mescolate bene, eh? Poi dobbiamo mettere del colorante rosso. Ketchup, ti prego, colora. Mischiamo. Si sta colorando. Sembra un po' melma. C'è una puzza di pomodoro. Ora andiamo a mettere della farina 00. E mischiamo ancora una volta bene bene bene. Buonissimo l'odore che esce da qua. Sto per vomitare.
E una volta mescolata per bene questa farina, gli andiamo a mettere un po' di paprika forte. Ok, è venuta una schifezza, ma ragazzi, guardate, io mi ricordavo che ce l'avevo il colorante rosso. Ho trovato sia il colorante rosso che il cacao. E quindi ora proviamo a fare sto benedetto sangue finto fatto bene, eh. Ero sicura di avercelo in casa. Prendiamo un'altra tazzina. Rimettiamo lo zucchero. Zucchero, ne metto ancora un po'. Ora è il momento dell'acqua, quindi acqua. Mischiamo. Voglio metterci un'altra bustina. Ecco, così direi che la consistenza è migliore. Cosa vuoi, Arturo? Ora andiamo col benedetto colorante rosso. Ah, sono rotta la lingua. Beh sì, è un po' meglio di prima, che dite? Mescoliamo. Arturo! Ora ci vuole la farina 00. Mettiamo un bel cucchiaio di farina. Poi io le dosi precise ve le do a fine video, vi ricordo, eh? Ricordo. Mescoliamo. Beh, decisamente meglio, che dite? Arturo, perché questo miagola? Io metterei ancora un pochino di farina nel mio, non troppa. E poi, come ultimo ingrediente, del cacao magro. Fortuna che c'è un Nesquik in casa. E rimescoliamo. Parliamone, effettivamente questo ci assomiglia decisamente di più. Adesso voglio fare la prova e metterlo sulla pelle e poi mangiarlo. Però lo voglio fare di sopra. Ok, decisamente ha un aspetto molto migliore del primo. Quello che volevo dirvi è che in teoria, io non l'ho ancora testato, ma lo potete usare anche da mettere sulle magliette, quindi faremo la maglietta di Papà Vegas. Ovviamente viene tutto via perché sono cose naturali della cucina, piena di sangue. Siamo pronti? Raga, sembra davvero sangue. No, raga, è venuto perfetto. No, raga, è stupendo. Oh! Papà, perdonami, ma ero vestita con la tua maglietta. Ah! Raga, è venuto perfettamente perfetto. Che poi volevo dirvi che asciuga, quindi potete anche usarlo come costume, potete sporcare i vostri costumi, perché poi lavando viene via tutto. Mates zombie. Me ne è caduto un po' sul braccio. E anche sul pigiama. Raga, questo sangue è buonissimo, quasi quasi lo uso per farci merenda. Oh, ragazzi, guardate come cola il mio sangue. Salem, non leccare il sangue. Beh, è piaciuto anche lui, quindi vi assicuro che è commestibile. Comunque, vi ho spiegato come fare il sangue finto. Provatelo, taggatemi su Instagram e scrivetemi se a voi vi è riuscito. Direi che è fantastico per un trucco. Potete mettervelo anche in faccia, sulle magliette, dove volete voi per questo Halloween. Anzi, come lo chiamo io, il giorno dei vivi. Mi raccomando però, lasciatelo asciugare, così poi non dovete leccarvelo via. Guardate raga, è meravigliosa questa cosa. Io vi mando un bacione, buon giorno dei vivi a tutti. E scusa papà per la maglietta, ti voglio tanto bene. Ci vediamo domani con il prossimo video. Leone, molla, molla, filo la videocamera. Leone, scherzavo, non ci vediamo domani perché ho dimenticato di dire una cosa importante, anzi due. Adesso inizierò la rubrica che vi ho detto, dove vi rispondo alle vostre domande. Volevo comunicarvi che ho sbagliato l'indirizzo mail ed è per quello che molte mail sono tornate indietro. È la sabrigamerrisponde@yahoo.com e non .it, scusate. Però vabbè, potete rimandarmela tranquillamente, comunque molti di voi ci sono arrivati da soli lo stesso. Quello che volevo dire ora è che voglio fare un video con i vostri edit. Avete presente tutti i video che mi taggate su Instagram, tutti quelli belli con le vostre musiche sotto? Ecco, e voglio fare un video con, diciamo, un mix di tutti questi video qua. Cioè non tutti, in realtà quelli che più piacciono a me, perché se me ne mandate 2400 è impossibile metterli tutti 2400. Quindi prima di tutto volevo dirvi, c'è una regola, diciamo che al massimo sono 30 secondi di video, poi più corto lo fate meglio è, perché almeno riesco a riempire con più video, diciamo, più lavori vostri rispetto, cioè preferisco che siano tanti che pochi. Quindi la prima regola è al massimo 30 secondi. Altre regole non ce ne sono, voglio che siano lavori belli fatti da voi, potete mettere la musica che volete, non vi preoccupate, tutto quello che volete, e voglio tutti i vostri edit belli. Mandatemeli sempre a questo indirizzo mail, la sabrigamerrisponde@yahoo.com. ma vi chiedo una cosa importante: nell'oggetto mettete video edit oppure
oppure quello che volete voi, ma mettete proprio questa cosa, scrivete che è il video, perché io comunque sto ricevendo tantissime mail e sapete che adesso apro questa rubrica dove per me vi do la mia opinione, il mio parere per i vostri problemi. Quindi ho bisogno che sia proprio specificato nell'oggetto che questa mail che mi state mandando è per il video edit. Non mi resta nient'altro da dirvi se non che ricomincio a farle live su live.me, quindi mi raccomando mettete il follow lì. La live di stanotte da 3 ore e mezza è stata bellissima, mi sono veramente divertita tanto tanto tanto. E niente, spero che questo trucco di Halloween, che poi in realtà potete usarlo quando vi pare, anche per fare uno scherzo a vostra mamma, a vostra nonna, a chi volete. A proposito di nonna, ragazzi, abbiamo convinto la nonna. Dopo WhatsApp ha attivato anche Instagram, vi faccio vedere. Adesso è la nonna gamer. Aspettate che vado sul suo profilo. Finalmente anche la nonna gamer ha il profilo Instagram, ragazzi. Quindi adesso la obbligherò a mettere tutte le cagate più colossali che facciamo insieme. Vabbè, sapete che mia nonna è la nonna più tecnologica e avanti del mondo. Mi fa ridere perché sotto gli scrivete "nonna gamer mi segue", tipo lei mi ha scritto prima un vocale, perché ormai mi fa i vocali e mi dice "Sabri, ma cos'è seguire?", perché lei non lo sa ancora. E guardate cosa mi ha scritto prima, anzi cosa mi ha vocalizzato prima. Che ridere, l'avete gasata da morire. Sabri, ti voglio dire una cosa. Facciamo un video te sulla... Ti ricordi della Nicole con dicevamo Viscardi Tarquinia? Certo che mi ricordo, nonna, quanto l'abbiamo presa per il culo con Tarquinia Viscardi. Comunque vi faccio vedere che è felice. Ok Sabrina, sono contentissima. Cioè, vi rendete conto? Abbiamo reso la nonna super felice. Ora diventerà la mascotte del canale. E niente, non mi resta nient'altro da dire. Vi auguro una piacevole serata in questa notte dei vivi. Mi piace, notte dei vivi. E vi mando come sempre un bacione grande. No! Una cosa importante, guardate cosa ho trovato, cosa ho trovato, le mie prime orecchie di Disneyland. Oh mio Dio, le mie prime orecchie di Disneyland a Parigi, sto male. Sappiate che ci saranno sempre, la vostra tortura saranno